Ciao a tutti amici biker, siamo qui ad Albissola per provare la seconda prova della Coppa Piemonte MTB. Ci accingiamo a percorrere il tracciato per verificare quali sono le difficoltà, le qualità, sia della salita che della discesa, per capire come affrontare questa impegnativa prova ligure. A presto sul tracciato. Ciao! Si va e si torna da qua, quindi potreste modificarlo. Ma mi sembra che hanno trovato qualche sentiero e si accorcia l'asfalto in discesa. Dopo circa 4 km di salita durissima, una media penso del 14%, 13-14%, incomincio un tratto di sterrato lungo circa un chilometro dove permette di rifiatare un attimino per poi ricominciare a salire di nuovo su asfalto per altri 2 o 3 km. Dopodiché inizia il divertimento puro, quindi boschi e quant'altro. Andiamo a provare. Thank you.
Ok. Qua si conclude la prima salita, la salita quella principale della gara. Decisamente dura nella parte iniziale, con pendenze che sfiorano il 20, anzi toccano il 22%. E una media del 14% circa. Ci sono due tratti di asfalto abbastanza importanti, intervallati da un altrettanto importante tratto di sterrato con una discesa tecnica. E fare attenzione perché qualche buco le alluvioni dell'inverno le ha lasciato, quindi sì, il corso comunque verrà sistemato da qua ad aprile, okay, sia nella parte iniziale che nella parte successiva. Ok, perfetto, quindi direi che siamo nella norma. E sì. Arrivare alle pale c'è da sudare tanto. I primi penso che nell'arco dell'oretta arrivino su in punta. E gli altri sarà decisamente dura, perché comunque qua la selezione verrà fatta, soprattutto nella parte bassa. Nella parte alta tutto sommato si riesce a pedalare decisamente meglio. Sì, preso il ritmo diciamo giusto. Da qua in poi mi sembra interamente sterrato, sì, quindi sì, tutta serrata. Tutto l'asfalto ce lo lasciamo alle spalle, ci sarà da divertirsi perché saranno dei bei tratti in discesa che non so se potremo provare perché l'inverno ha lasciato delle brutte tracce e quindi sarà difficile che riusciremo a provarle. Noi ci proviamo, poi vediamo. Adesso continuiamo e andiamo avanti. Yeah. Ah, scusate, a livello di mangiare si mangia qua, perché fino qua non si riesce sicuramente a mettere in bocca niente, perché no, è tutto decisamente duro. In questo tratto qua si potrà recuperare un pochettino, quindi si potrà alimentarsi. E a livello di rapporti, beh, chi ha la monocorona penso che un 30 sia il giusto compromesso. Per chi ha la doppia non c'è problemi, qua si viene su tranquillamente, anche perché le pendenze sono dure ma non impossibili, quindi va bene così. Ok, continuiamo. Grazie. Dell'anno sono bastati 500 metri per riempirci la bici di fango e di pauta e il tempo sta peggiorando, le nuvole si abbassano, quindi noi riprendiamo la via del ritorno, cercheremo di filmare ancora la parte finale della gara, quindi la parte bassa, e poi vi daremo altre delucidazioni sul tracciato contattando gli organizzatori per farvi capire cosa vi aspetta da qua alla parte bassa. Noi rientriamo, fa freddo, ciao! Abbiamo quindi chiesto agli organizzatori di dirci le caratteristiche del tracciato nella parte alta. Bene, dal punto in cui abbiamo abbandonato il percorso ci sono circa 20 km tra single track e strada bianca. È un grosso anello, un lungo anello che ci riporterà in prossimità delle pale che abbiamo già visto al fine della salita. Quindi sarà decisamente duro anche questo pezzo. Alcune immagini non sono veritiere per quanto riguarda il tracciato, perché mentre la scorsa edizione la Bissola Bike aveva un vai e vieni e una lunga discesa di asfalto, quest'anno gli organizzatori hanno intenzione di aprire un sentiero napoleonico che dai 900 metri di quota porterà fino sul livello del mare, quindi un rientro interamente, quasi interamente sterrato, e quindi divertimento assicurato.
abbiamo concluso adesso la ricognizione del tracciato, per quello che abbiamo potuto fare, perché non abbiamo potuto farla tutta. Ci troviamo nel luogo dove l'anno scorso c'era l'arrivo della Bissola Bike. Molto probabilmente la location dell'arrivo non sarà più questa, ma sarà una villa che si chiama... Villa Faragiana. Villa Faragiana, il centro dal Bissola, per avere un po' più di prestigio su nell'arrivo, che è una cosa che non fa male. Negli ultimi tratti in discesa ci sono dei tratti un po' rovinati dalle alluvioni che abbiamo avuto e l'organizzazione avrà da lavorarci parecchio per riuscire a mettere in ordine, però c'è da divertirsi. La totalità della gara fa dimenticare l'asfalto iniziale, perché di sterrato ce n'è veramente tanto e direi che avremo da divertirci. Come seconda prova della Coppa Piemonte è una gara decisamente dura, quindi si metterà alla prova la preparazione che abbiamo fatto tutti quanti noi questo inverno. E il dislivello ce n'è, è importante, quasi 2000, e quindi direi che come inizio stagione è una gran bella partenza. Io ringrazio Mirko per la compagnia che ci ha tenuto con tutta questa mattinata e a presto, ci vediamo poi alla Bissola Bike al 19 aprile e sempre in seda, eh? Ciao. Ciao, ciao.